Ciao a tutti e benvenuti o bentornati ad un nuovo video. Quello di oggi è il seguito di un video che ho pubblicato in maggio in cui vi mostravo come utilizzo davvero il mio bullet journal e se non l'avete visto vi metto qua sopra il link. Il video di oggi quindi sarà un pochino chiacchierino, faremo insieme un flip through degli ultimi due mesi un po', e vedremo quindi come ho usato il bullet nel post lockdown. Riprendiamo più o meno da dove ho lasciato l'altra volta, così vediamo un attimo come si è evoluto e come ho utilizzato il bullet con il ritorno nella vita normale. Prima però volevo farvi vedere due cosine che non c'entrano niente con il bullet in senso stretto, né con la cancelleria, diciamo, in senso stretto. Volevo farvi vedere questo, non è un evidenziatore, è di Sephora in collaborazione con Stabilo ed è un eyeliner. Guardate, scrive più sottile, ancora più sottile, più o meno, io non sono capace, e anche in grosso. C'era sia nero e credo blu, marrone e grigio. Io l'ho trovato solo grigio e marrone. L'ho preso solo grigio perché già non lo saprei usare. Comunque con la punta fatta così a scalpello farei veramente fatica. Però non potevo non prenderlo, è troppo carino. Non so se lo trovate ancora da Sephora, secondo me era una collezione limitata. Comunque, cioè, per un amante della cancelleria non potevo assolutamente lasciarlo là. Poi ho preso anche un'altra cosa che veramente non c'entra niente, però cioè, non posso non farvela vedere. No? È troppo carina. È una ciambellina, l'ho presa da OVS, il marchio è I Love Revolution, credo. L'ho pagata sui 3 euro ed è una palette di ombretti. Quindi anche questa, siamo sempre sul make-up, che è una mia grande passione, cioè compro di tutto anche nel make-up. Ne trovate di diversi tipi, cioè ci sono diverse pasterelle, diciamo, e sono una più carina dell'altra. Io ho preso questo perché era proprio la ciambellina, mi piaceva tantissimo. Ed è carina anche per fare, non so, le foto di Instagram, magari da tenere qua di lato al bullet, eccetera. Soprattutto se fate un tema che magari ci azzecca un attimo con le cose da mangiare. Comunque era deliziosa, volevo farvelo vedere. Per quello, come dicevo, non c'entra nulla, per cui la mettiamo via anche questo. Mi pulisco solo un attimo la mano dall'eyeliner, perché se no poi mi faccio tutto il video con le strisciate dell'eyeliner sulle mani, che non è bello. E niente, così era una curiosità en passant, diciamo, gli ultimi acquisti veloci. Tornando a noi, andiamo quindi, facciamo un po' di spazio qua, che lo spazio è quello che è, e andiamo quindi a maggio. Adesso ve lo scorro molto velocemente perché tanto praticamente per quasi tutto c'è un video dedicato, e sotto nell'info box trovate la playlist con tutti i video dei bullet journal per principianti, dove ci sono anche questi. Quindi qua abbiamo la cover, le mie foglie che ho preso alla prima passeggiata quando è partita la fase 2. Questo l'ho compilato tutto, sono stata molto brava per quanto mi riguarda, a parte alcune cose che ho lasciato indietro, però la bit tracker l'ho compilato proprio abitualmente, quindi va molto bene. Questo era un esperimento, quello della programmazione dei contenuti social. Instagram è stato abbastanza fallimentare come esperimento, invece questo qua della programmazione dei video e soprattutto delle varie step dei video mi sono trovata bene, per cui l'ho portato anche al mese dopo facendolo un pochino più in grande. Questa è la gratitudine, più o meno sono stata bravina, l'ho compilato quasi tutto. Questo è il contapassi, anche qua l'ho compilato praticamente tutto, ho fatto meno passi di quello che speravo, però insomma è andata bene. I miei appuntini nel brain dump, nello svuotamente. Il doodle a day, alcuni giorni l'ho saltati, però è venuto carino, mi piace molto. Sicuramente lo rifarò un'altra volta in un altro mensile, però non l'ho fatto negli ultimi due mesi, perché comunque con il ritorno alla vita normale, al lavoro eccetera, ho avuto bisogno di semplificare un attimo i setup per riuscire a star dietro a tutto, e questa era una cosa che comunque mi portava via un po' di tempo e ho preferito rinunciarci almeno finché non mi riprendo un attimo con i ritmi normali. Però è venuto molto carino, ci sono delle cose che adesso riguardandole mi fanno sorridere, perché comunque con un disegnino anche scemo mi fa venire in mente molto di quella giornata. Queste sono le cose che avevo visto, ascoltato, bla bla bla. Vedo che qua avevo iniziato Dynasty,
Dynasty è stato un grande amore. Adesso ho finito da pochissimo la terza stagione, proprio da un paio di giorni, quindi sono senza Dynasty, sto soffrendo. Se avete serie TV che siano però abbastanza leggere da guardare, perché con il bimbo non riesco a guardare horror o drammi oppure cose con sparatorie e scene troppo cruente, anche se a me piacciono molto di solito. Per cui suggerite che le metto in lista. In questo momento, per disperazione, sto guardando Real Housewife e insomma siamo proprio nel trash, che mi piace molto il trash per carità, però se avete una serie TV da consigliarmi io sono felice. Quindi abbiamo visto, qua ci sono i miei settimanali, alcuni li abbiamo visti anche insieme, appunti vari. Questo c'è il video per acquerellare i pennarelli, così vedete anche com'è lo spread una volta completato. E a me questo personalmente è uno dei miei preferiti degli ultimi mesi. Mi piace molto, mi piaceva molto sia com'era in bianco, sia com'è una volta riempito. Questo è il video delle date, con le idee per le date. Appunti per la realizzazione del video degli adesivi fai da te, perché era un video abbastanza complesso e ho avuto bisogno di prendere appunti prima di farlo. Questo l'abbiamo fatto insieme appunto nel video degli adesivi fai da te, e questo, dato che avevo fatto subito prima uno spread in stile collage, ho preferito continuare e finire il mese, quindi gli ultimi 3 giorni del mese, con un altro spread in stile collage. E questa foto la vedete così, ora vedrete un sacco di foto nella chiusura del mese coperte, perché preferisco mantenere la privacy e quindi non far vedere in faccia proprio sia il mio bimbo che il mio amoroso e altre persone che ho fotografato. Lo vedete così quando è poco riconoscibile, perché mi sembra giusto anche nei suoi confronti lasciargli un attimo di privacy, ancora piccolino. Però almeno vi faccio vedere più o meno come ho impostato le pagine, quindi il mio faccione non ho problemi a farvelo vedere. Così, e poi andiamo a giugno. Quindi io comunque a fine mese cerco di mettere delle foto che siano dei bei ricordi da sfogliare poi, ed è una delle cose che mi piace di più, di andare a vedere anche dei bullet vecchi. Quindi abbiamo giugno col mio tema limoni, questo è il tema del disagio, se avete visto il video sapete perché. Quindi giugno, il mensile. L'habit tracker di giugno, l'esperimento. Qua, cioè, qua è stata una tragedia praticamente. Vabbè, tutte le cose sane non le ho fatte. E questo qua è stato un esperimento del grafico di produttività. L'ho fatto, però in realtà non mi ha dato niente. Per cui è stato carino come modo per riempire questo spazio qua che altrimenti risultava vuoto. Ma come restituzione non mi ha restituito niente. Per cui ho deciso di lasciar perdere. Il line a day, che non è la gratitudine, ma è proprio una frase che vada un attimo a rappresentare quella giornata insieme all'umore. Questo mese è andato così così, proprio perché a volte, oberata da altre cose, ho lasciato perdere queste cosine in più. Svuotamente lo uso, perché comunque buttare 2 appunti al volo, che voglio però ricordarmi più avanti, mi fa comodo. Questo era quello che nell'altro mese avevo messo appunto suddiviso tra Instagram e programmazione del video. Gli ho lasciato uno spazio per lui, ovviamente non mi serviva più tutta la pagina piena, perché la pagina piena serviva perché riportava tutte le date, quindi dall'1 al 30 del mese, qua, al 31 del mese. Qua invece non mi serviva, perché mi serve solo per vedere il procedere dei vari passaggi dei video. Per cui vedete, ho dei video che ad esempio ho già registrato, ma non ho ancora fatto i passaggi successivi. Quindi quando andrò a riprogrammare questi video, vado a vedere qua dove sono arrivata e lo riprendo da lì. Quindi questo l'ho trovato molto comodo. Qui soliti, diciamo, registrazione di serie TV, eccetera, eccetera, e film, libri che sto facendo, che sto guardando e ascoltando quel mese. Questa anche l'abbiamo vista insieme. Qua avevate visto che credo di averlo mostrato nel video, che avevo usato gli adesivi del mio kit in questo spread, e quelli che mi erano avanzati li avevo messi nello spread successivo. E infatti già con questi e un po' di colori sui titoli era già finito.
Ho usato sempre, questo invece non l'avevo ancora mostrato, questo spread, ho usato sempre lo stesso kit, ma in modo diverso. Così vi faccio vedere anche due modi diversi per usare lo stesso kit di adesivi, uno così con gli adesivi sparsi, l'altro così con invece la colonna centrale. Ho messo un po' di scritte Lemon in giro e due semplicissimi washi che erano gli stessi che poi avevo, lo stesso che poi avevo usato qua. Poi qua non ho fatto il video perché l'ho fatto molto velocemente, quindi non avevo tempo di registrarci il video. Ho pubblicato le foto su Instagram e su Facebook. Allora, qui avevo fatto un macello dietro, nel senso che soprattutto questa parte qua era passata nella pagina dietro e quindi ho fatto, visto che comunque eravamo già al 28 del mese, mi mancavano 2 giorni per finire il mese. Ho coperto questa pagina con una stampa mia del mio disegno e ci ho messo una scritta e un po' di carta di riciclo, un po' di washi, diciamo proprio per andare a coprire la pagina. E qui invece ho fatto una tasca perché avevo un po' di cose da conservare. Principalmente l'ho fatto per questo, che era un movimento bancario che volevo conservare e mi avanzava tutto questo spazio. Per cui ho usato due post-it, li ho attaccati insieme con un pochino di washi e li ho attaccati qua a fare una taschina. Quindi, infatti, ci sono dei ritagli che mi sono avanzati. Questo era quello che mi è arrivato con la box di Planner Anonymous. Qua ci ho messo le statistiche, il to-do di questa settimana, la cartolina di Craftelier. Questi avete visto tutte queste cose già negli altri video. E niente, poi mi è piaciuto molto come è venuto fuori come soluzione e questa è veramente velocissima da fare e molto utile. Altre foto con cui chiudiamo il mese. Mille foto perché non sono capace di scegliere. Qua c'è la mia gatta con l'espressione felice. Poi luglio. Allora, questo l'abbiamo visto insieme. Non so se si vedeva bene nell'altro video, ma mi piace tantissimo. Quindi, ok, tutto questo, la parte che arriva non l'avevo condivisa. Questa è la Bit Tracker. L'ho fatto con dei timbri che praticamente sono così, cioè ognuno dei timbrini parte con un giorno della settimana diverso, in modo da andare a coprire qualsiasi mensile a seconda del giorno della settimana, del primo giorno della settimana del mese. Io infatti ho guardato bene nel mensile quando partiva luglio, che quindi partiva con un mercoledì, per cui sono andata a scegliermi invece il timbro che partiva con il giovedì. Quindi questi sono tutti sbagliati. Questo mi ha reso un pochino complicato andarli a compilare, infatti spesso li ho lasciati perdere, oppure sono andata a crocettarli nei giorni sbagliati. Ma facciamo finta di niente. Comunque lo sapete che se non faccio un errore almeno non sarebbe il mio bullet. Li sto comunque andando a compilare, solo che sono un po' approssimativa con le date. Vabbè. Questo è Brain Dump. Ho preso degli appunti perché ho intenzione di rinnovare il mio home office, diciamo tra virgolette, quindi la mia zona di lavoro qui dove sono con la scrivania. E quindi sono andata, ho fatto un mega viaggio all'IKEA dove sono andata a fare un po' razzia, ma dovrò tornarci per fare seconda razzia. Poi le statistiche di YouTube, in questo caso ho preferito raggrupparle perché qui, se lo sapete, fino al mese scorso le mettevo tutte le settimane, ma ho visto che era più informativo per quanto mi riguardava avere una gestione del genere, perché mi rendo più conto di come vanno le cose. Per cui ho dedicato una pagina proprio a questo, invece che andarli a mettere tutte le settimane, così non vado a togliere altro spazio al settimanale. Qua ho iniziato luglio molto semplicemente, cioè veramente ho scritto solo i nomi dei giorni e basta, perché avevo poco tempo. Questo spread mi piaceva moltissimo quando l'ho fatto. Ora, questo è tutto metallizzato, tutti i colori che ho usato qua sono metallizzati, qua è un pezzo di carta craft. Mi piaceva moltissimo quando l'ho realizzato vuoto, invece quando sono andata a riempirlo è troppo pieno per i miei gusti. Anche se qua in realtà avevo poco da segnare perché eravamo in vacanza, quindi eravamo in ferie, però ho preso tanti appuntini per ricordarmi un po' come sono state quelle giornate. Però così è troppo troppo pieno.
qua c'è una packing list, una lista per andare a fare le valigie, estremamente utile. Ho 8000 cose da portare, come si vede, per il mio bimbo. Anch'io comunque un pochino me la cavo, per cui averle tutte a portata di mano, tutte elencate, diciamo che le vado ad aggiungere mano a mano che mi vengono in mente. E poi questa è una lista molto comoda da consultare. Non l'avevo mai fatta prima perché non mi era mai servita, invece in questo caso mi è stata veramente molto utile. Foto delle vacanze, perché un'altra cosa che mi piace moltissimo fare è appunto mettere nel bullet anche tante foto nei periodi in cui siamo via in vacanza da qualche parte, quindi usarlo anche in questo caso come libro dei ricordi da un certo punto di vista. Oltre a queste, poi andrò a fine mese a mettere le foto del mese, però non rimetterò le stesse delle vacanze ovviamente. Ho decorato queste pagine con degli washi tra l'altro che non sapevo di avere, ci stanno molto bene con il tema del mese e non sono della stessa collezione, sono di due linee completamente diverse, cioè le ho presi ognuno per conto loro, credo questi due dall'Express e questo arrivi da Amazon, ma non sono sicura al 100%. Sono bellissimi, non mi ricordavo di averli perché di washi ne ho tanti e ne uso veramente veramente pochi. Questo qua è stupendo, fa un effetto dorato che temo che si veda poco, però sembra proprio foglia oro fatta nel modo classico. Questi qua sono adesivini invece della Happy Planner, della collezione Amy Tangerine. E basta, qua ho tante foto, il biglietto da visita del centro vacanze dove siamo stati. Ho preferito direttamente andare a bloccare le pagine perché sennò vi mettevo tutte le foto con i piccicchini sopra, non aveva molto senso, per cui vi ho lasciato quelle visibili. Questo è stato il mio attimo di relax col bullet e niente, sono dei bei ricordi che mi piace andare a rivedere, soprattutto magari a distanza di tempo. La cartina del centro dove eravamo, altri fogli che ci hanno dato, la cartolina, io non butto via niente, mi piace tenere tutti questi ricordini delle vacanze e il bullet è un ottimo posto dove tenerli, così non sono dispersi in giro per tutta casa. Questa è la settimana corrente, devo dire che questo spread, diciamo con il disegno qua e la frase sotto, mi è nato un pochino così per caso, andavo veramente di fretta quando ho dovuto farlo, per cui cercavo un'idea veloce da realizzare. Ora, questa sembra una cosa complicata, ma è veramente velocissima da fare perché sono tre linee in croce. Una volta prese le misure per fare le finte Polaroid, il resto è un attimo perché i disegni sono veramente stilizzati, però sono comunque molto d'effetto messi insieme, cioè riempi lo spread con 5 minuti di lavoro. I colori sono metallizzati, i dettagli sono metallizzati, quindi questo qui con i cactus è verde metallizzato, le foglie sono verde metallizzato, la luna e il lago, insomma un pochino di dettagli qua e là li ho fatti con i colori metal, con gli stabilo metal, questi qua, che sono molto validi. L'unica cosa, a mio parere, si spuntano un po' facilmente perché anche l'azzurro si è un po' rovinato, non so se si vede la punta che è tutta un po' smangiucchiata. Non è successo ovviamente facendo solo questo, è successo facendo un disegno sul bullet nero, probabilmente ho colorato molto di più di quello che, oppure la carta era molto porosa, non lo so, fatto sta che si è rovinato e un po' mi secca. Comunque i colori rendono benissimo e il resto invece del colore è fatto con i pennarelli acquerellati, che sapete che è la mia tecnica preferita, io la uso sempre, e stavolta ho usato i Tombow invece che i Crayola, però ovviamente qualsiasi tipo di pennarello a base d'acqua che si può acquerellare va benissimo. Ok, settimana in corso, quindi ho segnato prima di tutto i giorni in cui devo lavorare con gli orari di lavoro, dopodiché nella mia lista di cose da fare mi sono portata avanti dalla settimana precedente le cose che avevo messo in programma e che non ero ancora riuscita a fare. Qui vedete segnato l'inizio della dieta, mi tocca, oggi è giovedì, quindi sono tre giorni che sono a dieta. Sono andata all'IKEA appunto, come vi dicevo prima, a fare spesa. Poi dovrò mettere un'altra, però non posso ancora programmarla perché in base a quando avrò sistemato tutte queste cose qui, allora saprò che cosa prendere. Anzi, andiamo a segnare che ho iniziato il video, quindi è in corso.
e lo sto filmando, quindi anche questo è in corso. Tutto il resto verrà poi. Sì, bisogna andare a prendere il cibo della gatta. La gatta. C'è da radunare per la dichiarazione dei redditi, quindi devo stampare il CUD. È una cosa che devo assolutamente andare a guardare, anzi, mettiamo che è importante. Dovrei montare un paio dei cassetti dell'IKEA. Ora non lo so se lo farò domani, però almeno domani posso portarlo avanti nei giorni successivi nel caso non dovessi farlo. Ho scritto malissimo, però è la posizione che non mi agevola. Poi qua devo ancora aspettare un attimo su come programmare perché non so bene come ci muoveremo, a parte che mezza giornata ce l'ho a lavorare di questi 2 giorni, c'è poco che posso fare, ma sicuramente devo fare sabato, fare il post su Instagram per il planner. Quello degli obiettivi. Ok, quindi al momento direi che siamo messi così. Sì, no, al momento non ho altro da aggiungere. Quindi al momento possiamo chiudere qua. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi un commento e un like. Fatemelo sapere perché il vostro supporto, lo sapete, per me è importantissimo. Se questo tipo di video vi piacciono e volete vederne altri, non siete già iscritti al canale, considerate di iscrivervi e di attivare le notifiche con la campanella, così da sapere sempre quando usciranno i prossimi video. Grazie per essere stati con me e a presto al prossimo video. Ciao!